Bene, bentornati per questa seconda puntata della miniserie di preparazione ad Ubuntu 12.04, nella quale, dopo aver aperto il nostro account Ubuntu One, voglio parlarvi un po' più dettagliatamente dei vantaggi di avere un conto Ubuntu One. Allora, per evitare i problemi che avete visto nel primo video, che è ancora la versione alfa di Ubuntu 12.04, quindi la futura Ubuntu, ho aperto in VirtualBox l'attuale ultima versione stabile di Ubuntu, cioè quella che vedete qui in alto a sinistra, Ubuntu 11.10 Oneric. E cosa faccio? Invece di iscrivermi, come abbiamo fatto nell'altro video in precedenza, questa volta so che ho già un account disponibile e simulo, diciamo così, il fatto che ho appena installato il mio PC da zero di nuovo e voglio ricollegarmi alla mia cloud personale. Quindi userò questo pulsante account già disponibile. Premo qua e mi esce la finestrella per potermi riconnettere al mio account. Nel frattempo, però, tra un video e l'altro, giusto per mostrare che c'è qualcosa di salvato nella mia nuvola, mi sono connesso con l'interfaccia web e ho caricato un paio di file. Quindi vedete, la dashboard mi dice che ho occupato 4,1 mega dei miei 5 giga gratuiti. Eccoli qua, you get 5 gigabyte for free, e ne ho occupati 4,9. Con cosa? Andiamo a vedere file. Vedete, ho messo una canzone, tanto per mettere qualcosa, e un'immagine. Vedete, due file. Questi due file possono poi essere, premendo qui il pulsante More, magari se allargo un attimo la finestra è anche meglio. Ecco, sempre da interfaccia web è questo, quindi con i file che ci siamo già caricati, sincronizzati, scusate, potete o scaricare semplicemente il vostro file, quindi se non siete sul vostro PC potete recuperare il vostro file da qualsiasi parte nel mondo vi troviate, ovviamente, cancellarlo e pubblicarlo. Pubblicarlo cosa vuol dire? In realtà il file è già in rete, ma è privato per voi. Se non avete l'accesso, questi file non li vedete, a parte me che sono il proprietario della mia cloud nuvola. Publish vuol dire pubblica il file, cioè rendilo pubblico. Quindi se io premo qua, anzi facciamolo con l'immagine, se io premo qua, ecco che il servizio Ubuntu One mi crea un link pubblico, appunto, che io potrei mandare per mail a chiunque, a voi, e se vi mandassi questo link potreste accedere tranquillamente, ovviamente esclusivamente, a questo file e vedere anche voi questa immagine. In qualsiasi momento posso terminare la pubblicazione, quindi non sarà più disponibile, e avanti così. Quindi avete visto? Ripeto, scusate, ripeto un attimo perché c'è un piccolo dettaglio. Se è pubblicato, fra tutti i file che sono solitamente rossi o arancioni, bah, rossi, quando è pubblicato, quindi se avete un elenco anche lungo di file, riconoscete quelli a colpo d'occhio, quelli pubblicati, perché diventano blu-azzurri. Ecco, se invece finisco la pubblicazione, torna a essere rosso-arancione. Questo dettaglio di utilizzo dell'interfaccia web. La stessa cosa la si può fare, come vedremo fra un attimo, anche sul client, cioè sul vostro PC. I file, facendo poi tasto destro sul file, potrete pubblicarlo, fare la stessa cosa, che abbiamo visto qui. Se lo cancellate, ovviamente si cancella rispettivamente anche in rete, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo che l'interfaccia web vi permette la maggior parte delle operazioni che potete fare anche senza essere connessi al web, ma direttamente sul vostro PC. E appunto lo scopo di Ubuntu One è quello di sincronizzare in rete quello che fate in locale sul vostro PC.
Ecco, quindi ho caricato un paio di file giusto per mostrarle, per non lasciare proprio tutto vuoto. La musica, come detto, non mi sono iscritto al servizio, quindi in questo account non si vede nulla. Le note, i contatti che vedremo magari più in là, però quello che mi premeva mostrarvi prima di connettermi era che ci sono due file che io qui in locale nella mia macchina virtuale Ubuntu 11.10 Onir non ho nella cartella Ubuntu One, perché non mi sono ancora connesso al mio conto e quindi il PC non è ancora sincronizzato con la rete, con i miei dati in rete. Per fare ciò, appunto, mi devo riconnettere quindi al mio conto che mi sono creato nel primo video, nella prima parte. Quindi metto gli stessi estremi che abbiamo già usato, password. Ecco, faccio connetti. Un attimino che verifica in modo corretto, congratulazioni, molto bene. E quindi mi sono connesso al mio conto esistente. Abilitata la sincronizzazione. Il mio account mi dà i miei dettagli, 5 GB. Le cartelle sincronizzate al momento è solo l'Ubuntu One, quindi quella standard di sistema. I dispositivi connessi si chiamano uguali entrambi, ovviamente, perché uno è quello che è stato usato nell'altro video, nell'altra virtual machine Ubuntu 12.04, e questo è la virtual machine attuale 11.10. Quindi non avete limiti, non ci sono costi aggiuntivi per connettere 1, 10, 100 PC, potete connetterne quanti ne volete a un vostro singolo conto Ubuntu One, quindi qui potreste avere anche una lista molto lunga, potete rimuoverli, aggiungerli come volete, più PC connettete, più PC sincronizzerete con questo servizio. Adesso, intanto che lui fa il suo lavoro, noi possiamo parlare un attimo di Ubuntu One. Scusate un attimo, verifichiamo. Ok, vedete che qui mi avvisa che dovrebbe, dopo le sue verifiche iniziali, dovrebbe iniziare a scaricare dei file. Vediamo, comunque, per il momento procediamo con quanto volevo mostrarvi. Allora, ma qui attraverso la virtual machine c'è sempre qualche problemino di troppo, pazienza. Allora, vediamo un po'. Torniamo ai miei appunti, se no mi perdo. Ecco, allora, i vantaggi di avere un conto, un account Ubuntu One. Dunque, software, sincronizzazione del software installato sul proprio PC. Ecco, dalla versione appunto 11.10 di Ubuntu è stato aggiunto all'Ubuntu Software Center, che provo ad aprire, che è sempre un po' lento. Vediamo un po' se non ci mette troppo, che sta migliorando, ma di suo è già un po' lento ad aprirsi. Nella virtual machine poi è ancora più lento. Ma noi abbiamo pazienza, attendiamo un attimo, vediamo un po'. Coraggio. Coraggio, coraggio. Accidenti. Sta arrivando, con tutta calma. Il nostro Ubuntu Software Center prima o poi ce la farà.
Ecco, è arrivato. Dunque, quello che volevo mostrarvi, intanto che lui continua a fare le sue cose, ecco, Ubuntu Software Center, dicevo qui nel mio appunto che a partire appunto da questa versione di Software Center, quindi dalla 11.10 in avanti, è stata aggiunta un'opzione che permette di sincronizzare nel vostro conto Ubuntu One i programmi che voi avete installato correntemente sul vostro PC, quindi potete sincronizzare uno o più PC, uno o più software installati con altri PC. Il principio è sempre quello: siccome Ubuntu One è un servizio di sincronizzazione, vi permette appunto di sincronizzare in vari ambiti, quindi non solo i vostri dati, i vostri file, ma anche i programmi, in questo caso installati sul PC. Come si fa? Quindi aprite il Software Center. Andate su Sincronizza tra computer, File, nel menu Sincronizza tra computer e vediamo cosa appare. Un attimino, ecco qua. Dice di creare un account, se lo dispongo già, posso accedere. Da qua io ne dispongo già del mio account e me lo chiede la conferma, quindi introduciamo le nostre credenziali che conosciamo. Eccole qua. Spero di aver scritto giusto la password, non lo so, vediamo un po'. È terminato in modo corretto, congratulazioni, e vedete qua che appare nell'elenco questo computer, ultima sincronizzazione adesso alle 20:44. Qui potete dire non voglio più sincronizzarlo, ma intanto vi mostra tutto quanto è installato correntemente su questo PC. E quindi automaticamente, se voi vi connettete al vostro conto Ubuntu One su un PC che avete installato a nuovo o su un altro PC, potete aggiungerlo qui. A sua volta i programmi stati su quel PC sono sincronizzati, cioè caricati in rete Ubuntu One, e poi potete recuperarli la prossima volta senza, diciamo, come si faceva fino in precedenza della presenza di questo servizio, dove si poteva tenersi a parte, che so, un foglio calc, un elenco manuale dei programmi da ricordarsi poi di doverli reinstallare. Qui non è più necessario ricordarselo perché automaticamente viene sincronizzato l'elenco dei programmi installati, vedete? E qui sincronizza. Francamente non so a che intervallo di tempo sincronizzi queste informazioni, se lo faccio una volta al giorno, una volta alla settimana, non lo so, però qui mostra se non altro l'orario di quando è stato fatto e metterà fuori anche la data quando passeranno i giorni. Ecco, questo è uno dei vantaggi delle comodità che vi presenta Ubuntu One, che vi offre gratuitamente, diciamo così, anche in quanto a spazio Ubuntu One. Poi andiamo avanti, quindi Software Center direi. Così liberiamo un attimo la virtual machine, possiamo anche chiuderlo. Avete visto come si fa? È semplicissimo, sempre la solita procedura: ci si connette al nostro conto che ci siamo creati una tantum e poi il resto viene da sé. Poi vediamo un po'. Ecco, il backup con DejaDupe, ecco, questa è un'informazione interessante, anche questa. Tanto vediamo se Ubuntu One
non riesce, riesce o non riesce a fare il suo lavoro, perché vi assicuro che è un servizio che funziona molto bene, però nelle virtual machine, come potete vedere anche in questa che è stabile, ci mette troppo per scaricare un paio di file. Secondo me non sta funzionando granché. Ah, almeno uno è stato lentissimo e non so dirvi se è colpa della virtual machine. Secondo me deve essere colpa della virtual machine, perché non è possibile che sia così lento. Vedete che torniamo un attimo sull'elenco file. Allora, l'immagine ARA Giacinto JPG che avevamo in rete, ma non su questo PC, è stato sincronizzato, visto che mancava sul PC, è stato portato dalla rete verso il PC. Avessi un nuovo file qua, lo porterebbe da qui. Posso anche provarci, ma visto la lentezza, purtroppo non so fino a che punto. Ecco, vedete, viene fuori in fretta la notifica che mi deve portare il file verso la rete, ma poi questo purtroppo mi spiace, perché i tempi dei tutorial non può essere eterno, ma vi assicuro che su un PC installato veramente e non in VirtualBox è decisamente più efficiente il servizio, eh? Adesso qui dovrebbe aprirsi l'editor. Allora, va bene, fa niente, lasciamolo lavorare, ammesso che lavori tranquillamente. Avete visto comunque il meccanismo com'è, se non altro almeno un file è riuscito a scaricarlo, uno di quelli di rete. E abbiamo chiuso il cerchio per mostrarvi, ah, ecco che arriva anche l'editor. Che fatica. Riga di commento. Salva. Chiudi. Se tutto funzionasse a una velocità normale, questo do file documento dovrebbe poi apparire qua nell'elenco file. Quanto prima, cioè pochi istanti, pochi secondi, attimi, insomma, dovrebbe apparire, però appunto come vedete ci sono parecchie, parecchie difficoltà a far funzionare bene il tutto in VirtualBox. Purtroppo quello che mi preme sottolineare appunto è che quello che state vedendo sono difficoltà specifiche dell'uso in VirtualBox e non del servizio Ubuntu One, che io già da 2 anni lo sto usando a partire dall'Ubuntu 10.04, quindi ancora in una forma un po' grezza, però funzionava già bene lì. Funziona già bene lì, figuriamoci adesso che è stato ulteriormente migliorato e affinato. Quindi non fate conto delle difficoltà che state vedendo qui di velocità di caricamento, scaricamento, sincronizzazione, perché veramente dipende dalla VirtualBox, sicuramente dalla VirtualBox. Bene. Specificato questo, torniamo ai nostri appunti. Ecco, DejaDupe. Cos'è DejaDupe? DejaDupe è un servizio, no, scusate, è un programma che permette di fare dei backup, cioè dei classico backup, e unito ad un conto di Ubuntu One, avete già capito, permette di fare dei backup nella vostra nuvola in modo sicuro. Perché dico sicuro? Perché DejaDupe usa un sistema di crittografia per creare i suoi archivi dei vostri dati salvati. Quindi DejaDupe permette di dire: voglio salvare queste file, queste cartelle di qui, di là, di su, di giù, e poi lui crea dei suoi archivi compressi e anche crittografati. Quindi se volete salvare in rete e, diciamo così, senza troppi giri di parole, non vi fidate troppo a mettere i vostri dati privati
internet, perché dite se qualcuno entra nel mio conto mi può vedere i dati o chissà mi fido di chi gestisce questo servizio, bla 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 bla, allora potete dare uno strato di sicurezza ulteriore e, volendo, delle cartelle specifiche con dei vostri documenti particolarmente delicati che volete tenere privati, così potreste anche fare di questi dati un backup con DejaDupe e mandare in rete solo gli archivi compressi e crittografati di DejaDupe e non i file originali. Che poi ovviamente, essendo un prodotto di backup, vi fa anche il restore, cioè il recupero dei dati. Quindi DejaDupe crea gli archivi compressi e crittografati e poi vi permette anche di recuperarli. Quindi se reinstallate il PC, se dovete recuperare i vostri dati, potete sempre riattivare DejaDupe, ricollegarlo a Ubuntu One e recuperare i vostri dati. Ecco. Il, tra virgolette, trucco dove sta? Nel fatto che collegandosi a Ubuntu One lo spazio disco occupato sarà solo quello in rete. Perché? Perché la cartella che DejaDupe crea nella vostra nuvola in rete non è sincronizzata in realtà con i PC e quindi gli archivi crittografati, compressi, caricati in rete non vengono scaricati sui vostri NPC collegati al vostro conto Ubuntu One, ma restano solo su Ubuntu One. E questo lo potete vedere da qua, perché magari detto così senza vederlo non è molto chiaro, ma se qui non avessimo solo questa cartella Ubuntu One, ma più cartelle da sincronizzare, che lo potete fare in questo modo, già che ci sono. Quindi Ubuntu One è quella per difetto di sistema, chiamiamola così. Mentre voi potete, per esempio, dire voglio sincronizzare anche questa dei documenti, fate tasto destro. E qui quando Ubuntu One funziona correttamente, e quindi ripeto ancora una volta, non come in questo caso, che proprio ha dei problemi nella virtual machine, ma quando funziona correttamente e Ubuntu One è correttamente integrato in Nautilus, qui con il tasto destro appare il menu Ubuntu One e potete dire sincronizza anche questa cartella. La stessa viene caricata in rete e appare anche qui nell'elenco. E qui sulla destra vedete che c'è un check, sincronizzare localmente sì no, ecco la cartella che DejaDupe crea non ha questo check, non è attivata questa opzione, questo listino, e quindi non viene scaricato quanto lui crea in rete salvando i vostri dati. Ecco, vedete qui che proprio non si muove, purtroppo, mi spiace, c'è niente da fare. Pazienza. Allora, DejaDupe, dicevamo. DejaDupe è appunto un sistema di backup che lo si avvia o dalle impostazioni di sistema, quindi ops, impostazioni di sistema. Coraggio, apriti. Purtroppo tra il carico della registrazione video a pieno schermo e il carico di memoria e tutto che occupa la virtual machine è sempre un po' lento, ma ormai. Ecco, vedete qui backup, questo è DejaDupe. Si può accedere da qua. Il tutto. Povero, povero il mio PC, vedete che
ai suoi problemi. Ecco. Quindi adesso siamo entrati nel pannello di gestione di DejaDupe, dove tra un attimo vedremo le varie opzioni. Appunto, questa è la strada che per difetto, una volta installato il PC, potete usare per arrivare ad aprire DejaDupe, oppure potete prendere dalla dash, cercare backup o quello che volete, e appena trovate la cassaforte aprirla e fissarla sul lanciatore qui, così l'avete qui a portata di mano, lo vedete qui. Quindi schiaccio qui, ci ritroviamo fra un attimo nello stesso pannello che abbiamo visto prima in precedenza. Che se ci mette come prima possiamo addormentarci un attimo. Eccolo qua. Voilà, DejaDupe. Posizione di backup, qui probabilmente l'avevo già impostato. Ecco, vedete, potete scegliere se fare i vostri backup, cioè la destinazione di DejaDupe, una cartella locale che può essere anche su un altro disco, ovviamente, perché non avendo il servizio in rete, voi cosa fate? Fate il backup su un altro disco, ovviamente non sul medesimo disco del vostro PC, perché se si rompe, backup inutile, ovvio. Quindi potete scegliere una cartella locale, scegliete. E lui vi fa scegliere. Qui potete avere anche più unità disco, eccetera, eccetera. Ma questo, se siete già abituati, come spero per voi, a fare backup, sapete come fare. Poi ci sono vari altri tipi di trasmissione dati in altri luoghi che non sia il vostro PC, FTP, SSH sicurizzato, eccetera, eccetera, e fra i quali c'è anche quello che ci interessa particolarmente, che è Ubuntu One. Quindi voi dite, voilà, Ubuntu One, e lui si creerà qua, quindi in questa struttura di cartelle e file, si creerà DejaDupe Nicola VirtualBox, e questa è la posizione in rete. Poi dite cosa voglio che tu salvi. In questo caso la mia VirtualBox è praticamente vuota, quindi lasciamo pure tutte queste cartelle, evita di fare il backup del cestino, degli scaricati, eccetera, eccetera. Ecco, e poi c'è ancora l'ultimo passo. Qui si può col più e il meno qui in basso, tra l'altro quasi dimenticavo perché lo do per scontato. Comunque col più potete aggiungere cartelle, col meno toglierne, anche di qua più e meno. Pianificazione, voi potete fare da un minimo di una volta al giorno, ogni settimana, ogni 2, ogni mese, i backup periodici, quindi automatici. E mantiene le versioni del backup, quindi più versioni per almeno 3 mesi, per sempre, per un anno. Ecco, tenete presente che ovviamente ogni versione, anche se i backup sono incrementali, non sempre completi, ma ogni versione vi occupa sempre più spazio in rete, quindi lo spazio dei vostri 5 GB gratuiti possono anche finire presto o no, a seconda di quanti dati avete, se no dovete acquistare spazio in più per poter salvare più dati. E quindi scegliete voi quanto volete tenerli, poi lui scremerà quando è arrivato al limite dei mesi, perché ogni 3 mesi scremerà i più vecchi, eccetera, eccetera. Ecco, se torniamo all'inizio, vedete backup automatici, quindi se volete che faccia poi lui dietro le quinte questo lavoro, accendete e lui lo farà. Per adesso lasciamo perdere, non voglio qui nella mia virtual machine mettere backup automatici perché tanto non ha molto senso, però c'è anche il pulsante esegui backup ora, e quindi lui, se faccio così, inizierebbe a fare il suo bel backup in rete. Eccolo qua che lo sta preparando. Non so se con i problemi di connessione ce la fa connettersi. Come, ecco, qui chiede una password di cifratura che è molto importante. È quello che dicevo prima, degli archivi sicuri
compressi, sicuri, salvati in rete e grazie a questa password. Quindi la mettiamo. Sempre metterla, perché salvarli senza password tanto vale. Vabbè, ricorda la password. Non so perché il continuo, forse ho scritto sbagliato la password. Vediamo un po'. Faccio con più calma. Ok, adesso è apparso il continuo perché avevo scritto sbagliato la password. Ricordala così se la ricorda. E qui dovrebbe, dico. Dovrebbe salvarsi. Ecco, in teoria dovrebbe salvarsi quanto trova su questa virtual machine, sperando che non abbia anche lui problemi di connessione ad Ubuntu One, come sta dimostrando da tutto il video. Comunque, in realtà, ecco qua, vedete che ha già creato la cartella che gli abbiamo detto di creare. Oh, accidenti, ho schiacciato qualcosa di troppo, scusate. E lui sta caricando quello che trova, nelle varie cartelle. Ecco, vedete, ha creato la cartella che gli abbiamo detto di creare, DejaDupe VirtualBox. Se entriamo, qua prima o poi appariranno i file che qui ha trovato da caricare. Si può anche farlo smettere, quanto vedete qui riprende in seguito, se dovete spegnere il PC o quello che è, e lui sta caricando tranquillamente. Lasciamolo pur fare, perché no, già che funziona. Proprio solo il client qui, a quanto pare, questo che ha problemi a sincronizzare, perché DejaDupe va meglio. Vabbè, pazienza. Ecco, quindi avete visto il DejaDupe in combinazione con Ubuntu One permette di salvarsi degli archivi protetti sfruttando lo spazio della nostra nuvola privata. E questo perché è utile e importante? Perché, come ho già detto anche nel video precedente, Ubuntu One in realtà la sua natura è un servizio, per sua natura è un servizio di sincronizzazione e non è un vero backup come lo sono per esempio Voila o Dropbox, che automaticamente salvano anche fino a, mi sembra, 10 versioni di ogni file, eccetera, eccetera, tutto in quello strumento, perché quelli sono già nati proprio come strumenti di condivisione file e sincronizzazione e backup. Ubuntu One invece è nato da subito, si fa per dire, limitandosi alla sincronizzazione più che al backup. Può anche fungere da backup, però per esempio non tiene conto delle versioni dei file, cioè qualsiasi file che voi sincronizzate in rete, sempre all'ultima versione, ci passa sopra quella precedente, per intenderci, parlare in parole povere. Grazie all'aggiunta di DejaDupe, con la possibilità appunto di salvarsi in rete, come vedete qua, abbiamo la possibilità, uno, appunto, di proteggere i nostri dati perché sono archivi crittografati, due, di crearci più versioni, quindi backup incrementale. Noi possiamo scrivere un documento e salvarlo una volta, continuiamo a scrivere quel documento, lo salviamo un'altra volta, abbiamo comunque le due versioni fin quando decidiamo noi di tenerle. E quindi DejaDupe, diciamo che è a complemento di Ubuntu One, che lo rende un servizio pure lui completo anche di backup oltre che di sincronizzazione. Questo è un altro vantaggio.
di avere il conto Ubuntu One insieme a DejaDuP. Poi, se vi iscrivete, quindi se pagate per il servizio, potete anche ascoltare la vostra musica che avete sul vostro PC, quindi tutti i vostri MP3 e file.ogg o OGA che sia, insomma, qualsiasi file musicale che voi sincronizzate in rete dal vostro PC, qualsiasi, in qualsiasi carte, non solo la cartella musica, ma può essere anche sparso in giro, qualsiasi MP3, lui lo riconosce, è il player musicale a vostra disposizione sul web. Per ascoltare la vostra musica, questo vuol dire che, faccio un esempio, avete il vostro PC a casa con tutta la vostra bella musica, in ufficio non avete bisogno di portarvi la musica, vi connettete al vostro interfaccia web Ubuntu One e fate partire il player musicale. Ecco qua. Quindi, questo l'ho già detto, qui non mi sono iscritto e quindi non si vede nulla, però sul mio account effettivo, eccolo qua, vedete che il player musicale appare e ci sono delle canzoni. Sto qui, ho cercato una fetta di canzoni, voi potete crearvi delle playlist e magari ne prendo una giusto per farvi vedere che cosa vuol dire. Quindi voi potete scegliere. Potete scegliere una o più canzoni e lui le suonerà in sequenza o facendo, sorteggiandole, insomma, in sequenza casuale, eccetera, proprio come un vero player musicale che potete avere sul vostro PC, ma è sul web. Adesso ne scelgo una, se clicco qui la farà partire, così ve lo faccio almeno vedere una volta. Ecco, ci fosse la copertina, apparirebbe anche la copertina, se no c'è questa icona standard. Adesso qui sta aspettando. Voilà! Qui potete gestire il volume, toglierlo del tutto, aumentarlo. Voilà! Sentite? È proprio un vero player come quello che abbiamo sui PC localmente, però l'avete in giro, in qualsiasi parte del mondo vi trovate, avete la vostra musica sincronizzata dal vostro PC in rete. Voilà! Ecco, questo vi era dovuto, almeno una cosa carina in questo video un po' difficile da presentare. Quindi la musica sul web, altro vantaggio, vero, non è gratuito, però insomma non si può avere tutto gratis, come si suol dire, eh? E non è nemmeno così scontato che debba essere per forza tutto gratuito, eh? Non è che il binomio open source gratuito per forza non è per niente corretto, eh? Noi abbiamo il nostro bello Ubuntu, scusate, Ubuntu Linux, il sistema operativo fantastico, tutto gratuito, poi però non si vive d'aria, eh? E quindi qualcosa bisogna pure anche incassare. Quindi uno dei servizi a pagamento è proprio questo della musica. L'altro ovviamente è l'acquisto di più spazio in rete che vi permette di archiviare più file, più dati, più musica, più immagini, più video, tutto quello che volete, e voi potete comprare quanto spazio volete a seconda delle vostre necessità. Ecco, vedete che nel frattempo, intanto che parlavamo, è il nostro DejaDuP sta facendo il suo lavoro, ha già caricato 25 mega con i suoi archivi compressi e crittografati, vedete, GPG crittografati con la nostra password che abbiamo messo in precedenza e che vediamo qua che sta ancora caricando, vedete che sta ancora caricando, sta lavorando e lasciamolo pure lavorare ancora un attimino. Ecco, vi dicevo, potete acquistare, già che sono sull'argomento, prima poi di concludere e di andare avanti e concludere poi rapidamente con gli altri punti, se voi cliccate qua in alto a destra su My Account, potete vedere
che vi mostra i dettagli del vostro account che abbiamo creato nel primo video. Dice che comunque siamo iscritti all'Ubuntu One Free, che sarebbe i 5 GB liberi, e dice che con questi 5 GB liberi siete liberi, scusate il gioco di parole, di sincronizzare file, cartelle, di rendere pubblici i file che volete, di accedere anche dallo smartphone, perché poi c'è per Android e anche per iPhone un'applicazione Ubuntu One File che vi permette di vedere anche sul telefono gli stessi file che vedete qua, praticamente i file. Poi e questo è libero, appunto. Dopo c'è la musica, quindi 30 giorni free, potete rinunciare se non lo volete, se non lo pagate, 39,99 dollari all'anno, e questo vi dà diritto a 20 gigabyte inclusi in questo prezzo in più e al player musicale che avete visto prima, e di sincronizzare appunto tutta la vostra musica che avete in giro sparsa sul vostro disco del PC. E in più, al di fuori del servizio musicale, c'è appunto la possibilità di acquistare ulteriore spazio oltre i 5 GB liberi, di acquistare a fette di 20 GB alla volta per 2,99 dollari al mese o 29,99 all'anno, 20 GB alla volta, e qui potete acquistarne 1, 2, 3, 10, 20, 100 fette da 20 GB ogni volta a questo prezzo, ad ogni fetta per ogni 20 GB. E diciamo che come prezzo è più o meno in media con gli altri servizi, eh. Quindi ecco, vedete che anche il nostro Ubuntu One, questo che è lentissimo a difficoltà, è riuscito a caricare dal PC locale il nostro nuovo documento che avevo creato qui. Vedete che l'ha creato un nuovo documento. Quindi, se non altro avete visto il meccanismo, purtroppo molto lento, che non rispecchia la realtà della qualità del servizio, ma avete visto che l'immagine l'ha scaricata e il nuovo documento l'ha sincronizzato verso la rete. Se non altro, sono riuscito almeno a farvi vedere tutto il giro. In più, DejaDuke sta salvando tutti i nostri dati crittografati. Bene, vi ho detto anche come comprare spazio, eccetera, eccetera. Quindi avete bisogno di una carta di credito, ovviamente, come sempre quando si acquista in linea in rete. Andiamo avanti, che abbiamo quasi finito. Allora, prendere note sul web, ecco, c'è anche questa sezione, che questa è libera, non bisogna acquistare niente. Questa qui è un gestore di note che inizialmente consentiva anche, o meglio, no, non mi sto esprimendo correttamente, questo gestore di note permette anche una sincronizzazione con le note locali create con Tomboy. Tomboy, che è un gestore di note, però è sviluppato, programmato con librerie Mono, e come saprete nella prossima versione di Ubuntu Mono non esiste più, e quindi di conseguenza nemmeno Tomboy non è più installato per difetto. Sottolineo questo per non essere frainteso: non è che il programma delle note Tomboy non esiste più, ma semplicemente non è più installato già all'installazione, quindi non ve lo trovate automaticamente installato, ma se proprio lo volete usare, dovete andare a cercarlo nel Software Center Tomboy e ve lo reinstallate. Ovviamente si trascinerà anche le librerie Mono, però se l'avete bisogno, avete bisogno. E in più, questo Tomboy vi permetterebbe di sincronizzare queste note, quindi voi le scrivete sul PC locale e butta qui, rispettivamente le modificate qui e ve le butta sul PC locale. Ecco, vedete, Tomboy, tra l'altro lo scrive anche qui, quello che vi sto dicendo. Se però, come scelta di Canonical, di evitare di installare per difetto le librerie Mono e quindi anche i programmi che fanno capo a Mono,
voi la volete rispettare, un po' come penso di fare io, e quindi non avrete più Tomboy a disposizione, non avete più questo fatto della sincronizzazione, ma se non altro avrete in rete, quindi ancora una volta da qualsiasi parte vi trovate nel mondo, uno spazio per poter gestire le vostre note. Basta che schiacciate qui, aggiungi nota, qui mettete un bel titolo, prima nota. Qui potete fare cancel per rinunciare o save per salvare. Qui avete il vostro edit con un po' di grassetti, riga, grassetto, riga 2, eccetera. Metto grassetto, ecco qua il grassetto. Qui metto in evidenza, eccetera. Vedete che c'è un minimo di editor per fare un po' più grande, gli elenchi puntati, eccetera, cioè di solito le cose più usate per un editor, e poi potete salvare la vostra nota, che può sempre venire buona, può sempre essere utile averli sotto mano nel web, se non avete sotto mano qualcos'altro per poter prendere le vostre note. Analogamente ci sono anche i contatti disponibili ovunque. Io non li sincronizzo perché appunto uso la piattaforma Google col mio smartphone Android, e quindi in sé in Gmail e da tutte le parti io ho già i miei contatti sincronizzati. Quindi i contatti qui, che possono essere anche sincronizzati col desktop, con Facebook, eccetera, eccetera, insomma ci sono varie opzioni per eventualmente sincronizzare anche i contatti fra il telefono e non telefono, appunto, che io non sfrutto perché ho già l'infrastruttura Gmail contatti che mi è più che sufficiente e molto pratica. Ciò non toglie che anche qui, analogamente alle note, voi potete schiacciare Add Contacts e qui si apre una bella schedona, come vedete, classica scheda dei contatti, indirizzi, mail, aggiungi, un po' come in Gmail nei contatti, potete aggiungere più email, dire di quale tipo di numero di telefono si tratta, eccetera, eccetera, e potete farvi almeno magari dei contatti più frequenti che avete bisogno sempre sotto mano, quindi sapete che basta entrare nel vostro conto in rete, ve lo trovate da qualsiasi parte, non avete il telefono ha la batteria scarica, avete bisogno di un numero di telefono, comunque potete creare almeno un'agenda minimale, quella più utile, e averla lì sul web, e questo non vi costa spazio né niente, è un servizio gratuito offerto, fate cancel, rinunciate e voilà. Ecco, questo è ancora un ulteriore vantaggio di avere Ubuntu One attivato. Ecco. Poi, ultime note, dunque, i nostri dati caricati nel cloud, cioè nella nuvola, e quindi sono disponibili ovunque, questo è ovvio, l'ho ripetuto a più riprese, però lo ribadisco qui. O direttamente sincronizzati o con il restore mediante DejaDoop, quindi comunque avete in un punto unico e disponibile da qualsiasi parte in rete tutti i vostri dati. Qua, ecco, qui ormai lo sappiamo, abbiamo visto che c'è qualche problema, però un minimo è funzionato per mostrarvi come funziona un po' tutta l'infrastruttura Ubuntu One, come sicuramente vi funzionerà per bene sul vostro PC se lo installate effettivamente, non nella VirtualBox come me in questo caso, però avete visto, avete intuito e capito cosa vuol dire avere a disposizione una fetta di spazio in rete, la cosiddetta nuvola cloud personale, molto pratico. In più, il client di Ubuntu One, cioè per client si intende il programma del PC, questo qui in poche parole, questo è disponibile, dov'è la mia? Eccolo qua, è disponibile, abbastanza recente, questo è il rilascio di una versione stabile, anche per Windows, quindi chi deve usare PC diversi con Ubuntu e Windows può sincronizzare i propri dati anche fra sistemi operativi diversi.
Ecco, lo stato corrente, diciamo che la parte Dejadoo però è esclusiva Linux, eh. È un programma che non è stato portato, non so se lo verrà mai su Windows o su Mac, non lo so. Comunque, tenete presente che questi archivi qua che ci sta creando Dejadoo non sono gestibili al di fuori dell'ambito Linux, del mondo Linux, dove si è installato ovviamente il programma Dejadoo. Ecco, questo è solo una nota, non è né un avvertimento né una limitazione particolare, perché chi come me usa comunque solo Linux, a me gli importi molto di non avere Dejadoo sotto Windows, ok. Comunque, giusto da sapere per completezza di informazione. Mi sembra di aver detto abbastanza cose, abbiamo perso un po' di tempo, un po' per la lentezza della virtual machine e un po' per i problemi oggettivi che sta dimostrando il servizio in certe sue parti sotto virtual machine, però tutto sommato ecco qua che nel frattempo con tutta calma vedete che appare, ecco, ha fatto bene ad apparire proprio adesso perché prima di concludere il video ci tenevo a mostrarvi quanto vi dicevo all'inizio di Dejadoo, che la cartella non è sincronizzata. Torno un attimo qui che così lo vedete proprio con i vostri occhi, quindi quella cartella che Dejadoo usa per salvare i vostri dati, cioè questa. E sì, fa parte sì dell'ambito Ubuntu One, però vedete, sincronizzare localmente non è attivo per difetto, quindi è una di quelle cartelle che è solo caricata ma non viene scaricata. E questo è importante perché se no si crea un loop, cioè si crea un circolo vizioso. Voi caricate, lui sincronizza tutti questi file, vi occupa ovviamente il doppio dello spazio dei vostri dati. Assolutamente mai attivare la sincronizzazione locale per questa cartella usata da Dejadoo, se no non ha senso. Se no, i vostri dati 10 giga li caricate in rete, lui ve li salva 10 giga e ve li ritorna indietro perché deve sincronizzarli. No, guai, quindi lasciarlo così. Ecco, questa è una buona nota conclusiva. Spero di avervi fatto, malgrado appunto le difficoltà della VirtualBox, una buona presentazione dei vantaggi che si hanno nell'uso di Ubuntu One in combinazione con Dejadoo. E vedete che nel frattempo, oh miracolo, è venuto fuori un bel listino verde, ha finito di aggiornare i file e qua vediamo un po', qua non mi fa apparire, doveva esserci un file in più, però non lo vedo. Lui dice che ha finito di sincronizzare, meglio così. Ecco, e quando funziona tutto bene, in poco tempo viene fuori il listino verde, file sincronizzati e aggiornati. Voilà, questo è lo stato normale dell'arte, diciamo, quando tutto funziona come si deve, non ci mette molto a mostrare questo messaggino, mentre il nostro Dejadoo qua sicuramente sta ancora lavorando, ha quasi finito, tra l'altro vedete che lui lavora molto meglio. Ecco, allora concludiamo, se no sono sempre troppo lungo. Questo è Ubuntu One, seconda parte della nostra miniserie di preparazione ad Ubuntu 12.04. Nelle prossime parti vorrei presentare, vediamo un po', per esempio delle parti dei programmi più specifici o delle intenzioni mie più specifiche su un certo programma, del perché magari prenderò una certa decisione o meno su certi programmi chiave. Vedete qui, quindi nelle prossime parti parlerò specificatamente di alcuni programmi. Ecco, vi ringrazio per la pazienza, è stato un po' difficile fare questo video anche per qualche difficoltà tecnica, però tutto sommato alla fin fine sono riuscito a mostrarvi quello che volevo. Vi ringrazio per la pazienza e per l'attenzione e alla prossima parte. Grazie.